Ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker. Siamo tornati su WWE, ragazzi. Siamo sempre sulla carriera superstar. L'altra volta non siamo andati benissimo. Allora, praticamente dovevo difendere sempre il mio titolo, ragazzi. L'altra volta eravamo andati abbastanza bene. Poi abbiamo perso due match di fila. Attenzione, quindi siamo messi abbastanza maluccio. Questa volta sono di nuovo sulla carriera, ragazzi. Speriamo di vincere questi incontri, perché dobbiamo tornare a spaccare i culi come facevamo prima. Ho potenziato un pochino il nostro personaggio, l'Archeo, ragazzi, ce l'abbiamo sempre, ma mi avete detto praticamente che questa è l'Archeo, quella vecchia. Ragazzi, consigliatemi la mossa finale, quella nuova, quella che volete vedere sul mio personaggio, e nel prossimo incontro la inserisco. Intanto questo già che mi sta a fare ste mosse, io non mi ricordo mai i tasti. Qua te la prendi riccamente in del culos. Raga, mi devo ricordare veramente i tasti, perché qua la situazione si fa abbastanza critica. Abbasso un non nulla. Che cosa sta a fare? Già lo sto schierando, per quale motivo? Ma annulla proprio, mi sono sbagliato. Vai, facciamogli qualche mossa. Oh, questo ci ha rotto i coglioni. Ma è così, picchialo, giocherigno. Si è liberato. Aspettiamo un altro pochino per fare le mosse. Liscio. No, troppo tardi. Porca puttana, dai, non mi posso far battere per questo giro, eh. E vai a cagare, no? E vai a cagare, lui, una mossa che l'abbiamo fatta. Finalmente, regà. Dai, giocherigno, non possiamo perdere. Noi siamo i campioni della NXT. Dai, così, spacchiamo io il culo a questo bastardone. Non te liberare, perché questo, ragazzi, ha un sacco di contromossi, ma proprio tante. E qui però ti ho fatto male. E qui ti ho fatto male la schiena. Bastardone, che non sei altro. Ho salzato. Stava scherzando, sono amico tuo. Non è vero, non sono amico tuo per niente. Oh, madonna mia, Jackie Chan, raga. Attenzione, qua brucia lì proprio. Un par di cazzottoni che non fanno mai male a nessuno. Dai, ragazzi, questo dobbiamo assolutamente battere, ma proprio assolutamente, signori. Anche questa è una bella mossa. Attenzione! Mamma mia, mega calcione in faccia, ragazzi. Mega calcione in defesa, e non ti mette lì. E non ti mettere lì! Vai così, raga! Vai! Gli devo fare l'Archeo, sicuro? Gliela devo fare, ragazzi. Dobbiamo averci tutto al massimo, eh? Dai. Nostro. Un po' di salti sullo stomaco non fanno mai male a nessuno. Guarda che bastardo. No! Si è liberato! No. Aia, mi ha girato pure. No, troppo tardi, porca paletta. Questa ce l'ha fatta. Questa fa pure male. Oh, mazza quanto leva, regà, però. Io devo mettere... Quando mi potenzio il personaggio devo cercare di mettere più resistenza fisica, perché, regà, quando mi colpiscono loro fanno veramente un danno assurdo. Troppo tardi, la gioca si è troppo tardi di nuovo, e niente, la colpa mia. Vabbè, questo è facile, dai, su. Svegliati, giocherigno. Vai, ci siamo tolti, alluia, vieni qua, contromossa, perfetto, ragazzi. Dai, 80,5%, che poi mi hai detto che devo avere tipo la stanghetta, quella viola, per fare la mossa finale o la special. Quindi questa la dobbiamo fare per forza, e fino a qua ci siamo. Dai ragazzi, vai, pure questa è buona. La special, ragazzi, la special. Si è ripreso un pochetto il nostro. Lo possiamo alzare, ci proviamo. Vediamo un po' se tante volte la fa qualcosa. No, non la può fare, giustamente, perché non è al massimo. Avete ragione, tipo stanco. Che dolore. Alzati. Vai. Bellissimo. Sì. Perfetto, raga. Boom. Vai così, riempiamo un po' di cazzottoni all'angolo. Perfetto, amici. E lo scaraventiamo come un sacchetto di patate. Dai, così, ragazzi, perfetto. Vai, giocherigno. Caricati un pochetto. Caricati qua. Vai, anche questa ci piace. Lo scaraventiamo per terra. Dai, mettiti in forza. Pam. No, l'ho lisciato. Vai così. Pam. Oh mio Dio. No, stavo scherzando, sono amico tuo. Porca mia, ragazzi, abbiamo la final, ma non possiamo farla. Non abbiamo un nulla di cosa viola proprio. Non ce l'abbiamo, raga, non ce l'abbiamo. Porca miseria. No! Cazzo, io l'avevo quasi fatta. Buonasera, questo non mi schiena. Aia, troppo tardi, mi sta massacrando, attenzione, qua è una questione di millesimi proprio. Troppo tardi. Oh, cazzo! Me l'ha rifatta. Raga, non riesco a levarmelo da dosso. Dove va?
Ma battere la più under culo, va. Dai. Dai. Alzalo un po'. Alzalo un po', sto sciocco. Vieni qua. Vai che ti lancio come un... Oddio mio, stanchissimo, raga. Pam! Vai, questi sono buoni. Questi sono buoni. Dai così. Ragazzi, ci abbiamo la final. Dobbiamo recuperare un pochino per fargliela, perché sennò siamo dei danni proprio. Neanche se provo a schienarlo, ragazzi, tanto sicuramente non riesco. Proviamoci, proviamoci. Uno, due, tre, no! Porca miseria, pensavo di averlo fatto. Spam! Oh mio Dio. Mossa finale! Porca troia, l'ho fatta! Gliel'ho fatta, raga! Mamma mia, non me l'aspettavo. Si è ricaricata giusto in tempo quella... Vai così! Schienamento potente, ragazzi. Archeo micidiale. E vince! E vince questo primo incontro. Mamma mia, ragazzi. All'ultimo si è ricaricata la barra con la viola e siamo riusciti a fare questa mossa finale. Meno male, ragazzi. Eccola qua, bellissima. Ovviamente, ragazzi, mi raccomando, nei commenti consigliatemi la mossa finale. Sì, sono proprio fiero, lo so. Grazie, continuiamo. Prendiamo la cinta, la alziamo al cielo. Ragazzi, mi raccomando, consigliatemi la mossa finale. Che poi mi avete anche consigliato tipo quella di Undertaker, che è micidiale, o di Brock Lesnar. Ragazzi, fate una cosa. Possiamo anche cambiarle tipo un episodio o due episodi, la cambiamo. Quindi la prossima volta, se vi piace l'idea di mettere la mossa finale di Brock Lesnar, ragazzi, mi raccomando, ci conto 15.000 like e vi metterò la mossa finale di quella di Brock. Ok, abbiamo difeso il titolo, ragazzi, quindi questo è perfetto. Vediamo un po' se riusciamo, non credo, a potenziarlo, perché non abbiamo fatto un incontro, non ne vale la pena per me adesso potenziare il personaggio. Quindi ci andiamo a fare questo secondo incontro. Vediamo un po' contro chi stiamo. Attenzione. Ok, Daniel Bryan ha difeso il titolo. Non ho organizzato niente per te questa settimana. Detto questo, ti lascio la scelta riguardo al match affrontare. Usa questa opportunità per... Ah, possiamo scegliere. Match di allenamento contro Tart. No, Dark Match. Se scegli di prendere parte da Dark Match, allora otterrai un bonus. Sì. Ma ti avverto, ti beverò del titolo. Se non difenderai. Ma ehi, la cosa è... Ah, che cazzo sei di questa? Forse potevo già la scelta tua. Vuoi difendere il titolo stasera? Pensi di essere in grado di mantenerlo? Io penso in grado? Io lo mantengo il titolo contro Corey Graves. Questo glielo rompo per culo, raga. Fu così le ultime parole famose di Jokini, ragazzi. Che dice che gli rompe il culo e mo tra un po' ci massacra di botte questo. Ragazzi, abbiamo scelto un incontro molto difficile, anche perché veniamo da un incontro molto faticoso. Quindi dobbiamo riempirlo un po' di sganassoni a questo, che tocca fargli capire un attimo chi comanda su sto ring. E vai così, giocherignolo. Dobbiamo massacrarlo, ragazzi. Vai così, perfetto. Un po' di sganassoni non farò mai male a nessuno. Dai, trascinamo dietro un sacco di palate. E gli saltiamo sullo stomacuccio. Vai così, perfetto, raga. Perfetto. Ma anzi, lo sai che c'è? Sono proprio curioso di mettere la mossa di Brock, perché è veramente bellissima. La mossa di Brock è qualcosa di spettacolare. Aia. Cazzo, ce l'ha fatta. Ma sai anche è vero che non riusciamo a... Prendigli la mossa e vaffancuore, vai. Dai, su, arbitro, lei si tolga delle palle, che qui abbiamo da fare. Altri cazzettoni in faccia, ragazzi, che vi ripeto, non sono mai pochi. Corey Graves si spaccolano. Oh, che cazzo ha fatto questo? Ma scemo di guerra. Ma vieni qua che ti do un par di cazzottoni, un par di carcioni. Che poi, ragazzi, volevo farmi tipo anche un incontro online, solamente che, raga, non riesco a trovare neanche un incontro online, quindi... Peccato, se no l'avrei fatto con molto piacere. Dai così, alzati. Dai così, oh, di prepotenza proprio. Lo prendiamo al volo. No, c'ha cazzo, ci ha fatto la contromossa. Porca miseria, ci ha fatto la contromossa, ragazzi. Vi ricordo che stiamo combattendo per difendere il nostro titolo. Aia. Che cazzo fa? Cosa? Ma non mi piace questa mossa. Ma si tocca delle palle, per favore. Troppo presto. Ma questa è velocissima dai calci, raga. Che sta a fare? Me sta strozzando. Levati dai coglioni, ma questo mi strozza. Ma come ti permetti? Ma non ti azzardare, sciocco babbano. Vieni qua. Aie, mi ha rifatta la contromossa. E là sei proprio tu che sei stronzo. Non mi mette, ti puzzano i piedi, non me li mettere in faccia. Senti che puzza. Ancora? Troppo presto, troppo tardi. E mi mette anche il culo col ginocchio in faccia. E va bene così. E ora mi ha fatto incazzare. E ora mi fa... Oh, madonna mia, il mio per fare una mossa ci mette 6 giorni e 4 ore. Dai, dobbiamo aumentare anche un po' la velocità. Lo sto schienando per quale motivo? Vieni qua, che questa è quella potente. Vieni qua che...
Questo è quello. Oh, ma questo mi ha rotto proprio il culo. Dai, che te l'ho fatta anche io la contromossa. Vattela pian pian dell'anno, su. Dai, che può fare tutto del bello mio. Vieni qua. Un po' di sganassoni, arriva un'altra volta. E riembede. Vai, un par de cazzottoni. Un par de cazzottoni. Chiappalo. Non mi dica che sei liberato di nuovo, eh. Oh, bellissima questa. È morto il mio. È morto il mio. Ma ti vuoi alzare? Ma ti vuoi alzare? Dai, 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 dai. Ecco, contromossa. Porca paletta, puzzole. Contromossa anche noi. Attenzione, sacco di patate. Lo scaraventiamo per terra, signori. Possiamo fargli la special? Gliela possiamo fare, credo. Gliela possiamo fare? No, mai, ma già, ma... Oh, questa è bella, questa ci piace. Ah, è così, eh. Chiappate pure questi che fanno sempre bene. E in più, quest'altro. Vai, sacco di patate. Vai, ragazzi, dobbiamo recuperare. Vai, dove sta la barretta con la viola? Perfetto. La barretta viola, va, vai, recuperati, recupera. Recupera, che ci serve? L'abbiamo recuperata, ragazzi. L'abbiamo recuperata. Oh, madonna mia, gliel'ho fatta subito. Così, ragazzi, ci abbiamo anche la mossa finale. Attenzione, un po' di... incidiamo il pubblico. Ce l'abbiamo, ragazzi, ce l'abbiamo. Mossa finale caricata, ho letto. No, no, mossa finale caricata. È bellissima, è bellissima. Aia. Vai, ci siamo tolti. E questo ci serve, ragazzi. Gli possiamo fare la mossa finale caricata. Attenzione, signori. Ce la possiamo fare. Perché già ti sei alzato? Male, sei proprio stronzo. Mossa finale di nuovo. Vaffanculo, mettere a dormire. La capoccia rossa, raga, è morto. È svenuto. Schienamento potente. Vince anche questo incontro. Due, tre, signori. Cosa? Cosa? Gli ho fatto due RKO, ragazzi. Due. Non è possibile. Io ne ho fatte due, ragazzi. Come fa a rimanere vivo ancora questo? Come fa a rimanere vivo, ragazzi? Non è possibile. Io ne ho fatte due, neanche una. Proviamo di nuovo. Proviamo un po'. One, two. Niente, raga. Mi sa che ho capito come va a finire sta partita. Beh, pure questa è bella, ragazzi. Questa pure è gagliarda. Mamma mia, vai a dormire. Dai, su. Prendiamoci la special o la suplex, là. Quella che cazzo sia. Mamma. E mo ce l'ho la special, ragazzi. Ce l'ho di nuovo. Dai, non mi può rompere i coglioni questo, eh. Ce l'abbiamo, ragazzi. Ce l'abbiamo. Appena si alza, gliela facciamo un'altra volta. Appena si alza, un'altra volta. Vai, alzati. Alzati. Mossa finale. Vaffanculo, te l'ho rifatta. Mo devi dormi per forza, raga. Deve essere morto per forza. Oh, vaffanculo. E vai a dormire. Raga, gliene ho fatte tre. Tre gliene ho dovute fare per farlo svenire completamente a questo. Madonna mia, poi dite che non è difficile. Attenzione. Cioè, io devo fare tre mosse caricate per farlo svenire, raga. Sennò non moriva proprio. Non cedeva, raga. Ok, ho appena difeso il titolo, ragazzi. Quindi possiamo andare nella schermata principale. Bel match. Ti contatterò presto per farti sapere se abbiamo intenzione di darti una possibilità. Con quel dito, però, non mi minacciare, che non mi fai tanto paura. Allora, ragazzi, va bene così. Questo appuntamento può terminare qua, ragazzoli. Se nel prossimo appuntamento volete la nuova RKO, oppure volete la mossa di Undertaker, oppure la mossa di Brock Lesnar come mossa finale, mi raccomando, ragazzi, scrivetela qua sotto, quella che preferite, e la prossima volta la useremo come mossa finale, che ogni volta le possiamo anche cambiare, così le proviamo un po' tutte, così anche vi accontento un po' a tutti, ragazzi. Quindi mi raccomando, tanti pollici in su, 15.000 like, ragazzi, prossimo episodio, poi chissà se ve ne porterò un altro con Beastard, ma penso anche di sì, ragazzi. Quindi 15.000 like, mi raccomando. Noi, ragazzi, ci vediamo questa sera con il video di FIFA alle 19. Mi raccomando, pollice in su, condividete, fate quello che vi pare, tutti i social nella descrizione. Bella, ragazzi.